Le multe elevate attraverso telecamere poste sul tetto delle auto dei vigili urbani sono valide purché il conducente non sia all'interno del mezzo o nei suoi immediati paraggi. Si chiariscono quindi i contorni del cosiddetto street control che col nuovo anno viene applicato anche a Roma. Da diversi mesi invece è utilizzato in grandi città come Milano e Palermo e in centri di medie dimensioni quali Firenze, Livorno e Foggia. Insomma, la tecnologia contro la sosta selvaggia, ma non solo. L'uso di telecamere collegate alle banche dati automobilistiche consente anche di sapere se il veicolo in questione è stato rubato, se è regolarmente assicurato e se ha effettuato la revisione. Non si tratta semplicemente di combattere i parcheggi in doppia fila, ma di rendere più sicure le strade, punendo chi non è in regola. Alcuni le chiamano multe a strascico. Le videocamere sulle auto della polizia locale infatti riprendono e fotografano le targhe dei mezzi in strada nel raggio di 20 metri. Perché parta la procedura che porta alla multa, però all'interno dei mezzi dei vigili ci deve necessariamente essere un agente. Il procedimento può avvenire a ritmo di 6 verbali al minuto, anche di notte, perché le telecamere sono infrarossi. In poche parole, la pattuglia diventa una sorta di macchina delle multe. Ma prima di arrivare alla convalida della sanzione, gli agenti in ufficio devono esaminare i fotogrammi di prova per accertarsi che il proprietario del veicolo, l'automobilista che ha commesso l'infrazione, non si trovava all'interno dell'abitacolo o a ridosso dello stesso. L'obbligo di legge che impone agli agenti di contestare immediatamente la sanzione rimane ed è l'unico argine alle multe tecnologiche o a strascico che dir si voglia.